Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno, forza Viola, questa mattina c'ho il giubbotto addosso perché fa freddino, fa freddino. Fatemi guardare un attimo il termometro. Mamma mia, meno 15, segna meno 15, pensa te che freddo. Allora, piccolina gag, ho voluto iniziare così, con il cappotto addosso perché il video è dedicato alla Fiorentina, ragazzi. A me, di che fanno a quegli altri, sinceramente, non me ne frega nulla. Però è una cosa che colpisce anche noi indirettamente. Perché questo meno 15, questa corte d'appello che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus e una valanga di sanzioni, anche di reclusione, a tutti i dirigenti della Juventus. Beh, ora io non voglio tutte le volte di gioire per le disgrazie altrui. Non le voglio commentare, voglio soltanto dire che non lo so se verranno confermate, se gliele leveranno, se gliele dimezzeranno, perché tanto lo sappiamo poi come va a finire. Però ad oggi è una cosa che, qualora venisse confermata, significa che c'è stato degli illeciti, gli illeciti ci sono stati e che finalmente la giustizia in qualche modo fa il suo corso. Mi verrebbe da dire che sono recidivi, però lasciamo perdere. Il record comunque, ragazzi, rimane a noi, perché i meno 19 inflitti a noi o li hanno mandati a nessun altro, quindi il record è nostro. Sfortunatamente il record le rimane nostro. Detto questo, ragazzi, ovviamente seguite gli amici di Space Viola, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Questo meno 15 riapre il campionato di tantissime squadre e paradossalmente riapre anche il campionato della Fiorentina, che attualmente, se le cose rimangono così, si trova a meno 2 dalla zona Europa, cioè è cambiato totalmente il volto di questo di questa Serie A, cioè sicuramente è da così a così. Ora, oggi è l'ultimo giorno di boa, nel senso c'è l'ultima giornata di girone, affronteremo Torino, squadra che riaffronteremo anche in Coppa Italia, quindi sicuramente una doppia sfida che ha tanto da dire, perché se oggi tu riesci a fare il risultato, ragazzi, se poi quegli altri domani qualcheduno perde punti da davanti, ti si apre un mondo davanti. Detto questo, arriverà un Torino e sicuramente è un po' in crisi. È un Torino in crisi, ma io non mi fido delle crisi degli altri perché noi siamo perennemente in crisi, eh? Alla fine della fiera è questo. Anche la settimana è stata accompagnata da polemiche su Jovic, da tante polemiche, ok? Quindi io della crisi degli altri, sinceramente, un la guardo. Per me arriva un Torino che vorrà vincere. E Juric, comunque, come allenatore, è molto fisico, è molto aggressivo. Quindi mi aspetto un Torino che io mi ricordo, e ve lo ricordate anche voi, carissimi amici miei, no? Quindi non ci deve essere distrazione. Ci arriviamo con delle grosse difficoltà. Ho scelto Mandragora in copertina perché ovviamente è l'ex di turno, è rientrato tra i convocati. Parleremo anche un attimino del calciomercato verso la fine del video, ma giusto due pillole, giusto per dirvi a che punto sono Brekalo e Sirigu. Allora, noi ci arriviamo con, e io sono molto preoccupato, con una difesa dimezzata. Eh sì, ragazzi, perché Dodò, un ciape che è squalificato. Quarta Inne compatate. Ragazzi, cioè ci sa soltanto Milenkovic e Igor come centrali là davanti. Non ci sa un terzino destro qualora Venuti gli succedesse qualcosa. Cioè, ci sono tre della primavera e c'è il solo Terzic, che paradossalmente forse tra i due esterni che metterà in campo italiano sarebbe anche quello che forse merita di giocare. No? No, io mi auguro che la Fiorentina si svegli un attimino, perché si sta svegliando, cioè Ranieri, che è convocato, è già promesso alla Cremonese, cioè non l'hanno ceduto ancora, non ha raggiunto ancora Benassi, per il semplice fatto che non sapeva come arrivare a questa partita, perché quell'altro è fermo, cioè è fermo. Cioè, si arriva con dei grossi dubbi. A centrocampo, Castrovilli si è rifermato nuovamente, questo me ne dispiace. Si parla di 1 o 2 settimane di stop per. Si parla, no, meglio di 15 giorni di stop per la lesione del primo e del secondo grado. Là davanti, Cabral, ragazzi, sta distorsionando la caviglia, lo terrà fuori di morto.
Sottile c'ha sempre le prese giustamente con il recupero dell'ernia e ci mancherebbe altro. Gonzalez, confermato da ieri da Italiano, non è ancora pronto a entrare dal primo minuto. Jovic, polemiche su tutti, c'è chi dice che ha chiesto la cessione, c'è chi dice Italiano si è arrabbiato col calciatore, c'è chi dice non è vero nulla, questo non si muove, la situazione è molto complicata perché il contratto pieno di clausole legali e quant'altro implica la Fiorentina a non poter dare via il calciatore. Cioè, pensate voi come si è arrivati a questa, si è parlato di tutto tranne di come la Fiorentina si è preparata a sfidare il Torino. Queste sono cose gravi, molto gravi. Mi aspetto una formazione, sinceramente là davanti mi aspetto Kwame come attaccante con Saponara e Ikoné sugli esterni. Non mi aspetto Jovic dal primo minuto, non me l'aspetto minimamente, non me l'aspetto minimamente, poi magari l'Italiano ci sbugiarderà, però non me l'aspetto. A centrocampo diciamo è forse quello che meno mi desta preoccupazioni perché ci sono tutti paradossalmente, manca solo Castrovilli. Quindi che ci sia Duncan, Barak, Amrabat potrebbe essere il trio iniziale per poi piano piano inserire in corsa anche gli altri. Credo che Bianco abbia più possibilità di scendere in campo per un minuto in Coppa Italia piuttosto che stasera, però in difesa, una difesa obbligata, Biraghi, Milenkovic, Igor e Venuti ovviamente, e in porta Terracciano. Gollini non è convocato a differenza di Sirigu che invece è convocato contro nella sfida che ha il Napoli. C'è qualche intreccio di mercato. Questa è un po' la mia formazione che mi aspetto stasera. Mi aspetto una Fiorentina che mostrerà delle lacune là davanti, perché comunque ormai è una cosa prefissata. Mi auguro allo stesso tempo che il Torino non abbia tutta questa voglia e forza di metterci in difficoltà. Mi auguro che la Fiorentina parta forte, riesca a timbrare il cartellino, a metterla subito in canalata, perché la Fiorentina crea tanta mole di gioco, crea tante occasioni, ma poi là davanti si sbaglia l'impossibile e sbagliano tutti i ragazzi, sbaglia anche qua a me, è calato moltissimo fisicamente, anche di incisività. Saponara sicuramente non ti dà velocità, però ti dà quella accortezza, quella bravura col palla al piede che magari ti può mettere quella palla lì. Poi mi aspetto ovviamente anche l'incursione di Barak, che comunque è un centrocampista che segna, l'ha già dimostrato. Mi auguro che Duncan possa essere l'ultimo Duncan visto, quello che comunque nei primi 45 minuti contro la Roma non aveva fatto male. Insomma, la Fiorentina viene da una sconfitta a dir di molti immeritata. La Fiorentina in 10 ha comunque giocato contro la Roma. Secondo me l'Italiano doveva cambiare subito e non solo nel secondo tempo, secondo me doveva un attimino riaggiustarla subito perché ci siamo un po' troppo esposti, però la Fiorentina ha fatto il suo gioco. Diamogli merito alla Fiorentina di aver tenuto botta fino a quasi alla fine. Poi ovviamente la Roma, avendo un attaccante e una seconda punta molto brava, molto bravi, quei giocatori che ti risolvono le partite, no? Perché, però, non voglio fare polemiche. Quindi questa è un po' la partita che mi aspetto questa sera. Per quanto riguarda invece il mercato, e sarà molto, un mercato molto veloce, Sirigu arriva settimana prossima. Si firmerà, lo abbiamo già detto, Sirigu arriva fino a fine stagione con l'opzione del prolungamento di contratto fino al 2024. Gollini va a Napoli, diritto di riscatto, quello e Brecalo. Allora, che succede? Brecalo ha scelto Firenze, ci sono altre squadre su Brecalo, devo dire la verità. Addirittura si paventava un interesse di nuovo, oltre che del Monza, anche del Torino, ma sembra che Brecalo abbia scelto Firenze. È in scadenza di contratto, fine stagione si potrebbe liberare a parametro zero. La Fiorentina vuole anticipare questa cosa pagando il minimo indispensabile. Per il Wolfsburg è un peso economico, quindi sicuramente il Wolfsburg è incentivato ad arrivare al calciatore adesso. Si parla di un'operazione intorno ai 3-4 milioni, comprensivo di commissioni, di bonus e tutto. Quindi una cifra veramente esigua per un esterno d'attacco, ripeto, è un esterno d'attacco, non è un attaccante, che però sicuramente in prospettiva futura, vedi contratto di Saponara che ancora non si sa nulla, potrebbe essere l'esterno d'attacco della Fiorentina a comporre la rosa anche del prossimo anno, giustamente. Non è un attaccante, la Fiorentina sta parlandosi tante voci, si parla di una trattativa avviata con il Napoli per Petagna, si parla di un interesse per Henry del Verona che però ha sirene anche in Ligan. Henry del Verona sicuramente non ti porta la doppia cifra, ma nemmeno Petagna, cioè io continuo a ribattere il ferro su Belotti, nel senso, se devo prendere tra Petagna e Belotti, non credo ci sia tanta difficoltà di scelta. Io prendo Belotti, ma per il trascorso del calciatore, per quello che ha fatto vedere, senza nulla togliere a Petagna, ma non c'è paragone tra i due.
Secondo me rimane sempre l'idea di Shumrodov, che non ha avuto l'affondo finale del Torino, non c'è l'accordo, perché comunque la Roma vuole monetizzare. Anche la Roma deve mettere pecunia nelle saccocce. Quindi sia Belotti che Shumrodov te li danno a titolo definitivo. E si parla di 10 milioni di euro solo per Shumrodov. Il Torino non ci è arrivato a questa cifra, quindi è tutto saltato. Pensate voi soltanto anche al fatto che Zaniolo, no? È stato messo ufficialmente sul mercato a 40 milioni e lui si è tolto dalla lista dei convocati. Pensate voi la Roma anche in che situazione sta vivendo. Quindi stanno tutti vivendo delle situazioni particolari. Il mercato di gennaio non è facile per nessuno, figuriamoci se è facile per la Fiorentina, che però d'altro canto ha speso 200 milioni in questo triennio di commisso e dobbiamo domandarci come mai su 200 milioni non c'è una punta in questa squadra. Dopo che hai venduto Vlahovic, l'attacco l'hai sempre sbagliato, hai puntato sugli uomini sbagliati. Quindi, chiuso il mercato, è proprio una cosa, una pillola di mercato, stasera la Fiorentina è obbligata a vincere, perché vincere con una situazione del genere, con una classifica ricambiata, potrebbe solo che stimolare la società e questa rosa a dare il 100% in tutte e tre le competizioni, perché noi siamo in corsa. Però, ragazzi, arrivare a sfidare il Braga a febbraio senza una punta là davanti, io mi metto le mani nei capelli. Perché se mi stai prendendo Brefalo perché vuoi spostare Gonzalez come punta, ripeto, andiamo a giocare con un falso 9, ok? Ma non è una punta. Che poi possa farlo è un altro paio di maniche. Perché in questo momento sta ragionando, vabbè, sia Gonzalez come possono fare le prime punte. Sì, ma tu hai bisogno di una punta, un rapinatore d'aria, uno che attacca l'area di rigore, uno che caglia sul primo palo, uno che fa salire la squadra. Non ce l'hai questo. È tutto un contropiede di esterni veloci che a un certo punto si scarta anche da soli. Detto questo, ragazzi, ci vediamo questa sera, ovviamente attivissimo su Instagram durante la partita. Seguitemi sui miei social. Questa sera, post partita, ovviamente, di Fiorentina-Torino, sperando che la Fiorentina metta altri 3 punti in saccoccia, perché adesso servono. Ma servono veramente. Ragazzi, come sempre, forza viola. -15, madonna, è freddo.